Allora, quando è tutto bello cucinato, anche se c'è un brodino, va bene perché dobbiamo aggiungere la panna per cucina e dobbiamo fare restringere tutto questo bel sughetto. Mettiamo sopra. E deve stringere tutto, non mi dite che è annacquato, deve stringere ancora. Vabbè, dopo glielo faremo vedere. Certo. Allora, l'acqua sta bollendo, io uso questa pasta oggi, il gran fusillo, ma voi potete mettere anche dei tortiglioni, delle pennette rigate, Certo, qualsiasi pasta. qualsiasi pasta. Certo, non è che ogni... La pentola è un po' più grande oggi rispetto all'altra volta. No? Questo, vabbè, questo è bello strettino già, ma ancora deve continuare dopo con la pasta. Certo. Certo, a dopo. Cotta la pasta un po' al dente, scolata, bella fitta fitta, la versiamo nell'intingolo. E facciamo un attimino finire la cottura della pasta che abbiamo sceso al dente. Intanto aggiungiamo un po' di parmigiano e amalgamiamo tutto per bene. Allora, io la sto sistemando nella pirofila perché la devo completare con l'altro Quindi a tra parmigiano. poco ti lava, a tra poco. Nel frattempo non posso non farvi vedere questo dettaglio. De bei cachi su una pala di fico d'India. Certo, a tavola come... Vabbè, a tra poco, la nostra spuma non può mancare. Sta arrivando il conte, certo. Eccola qua, guardate che meraviglia. Parmigiano. Cosa ci avete da dire a un piatto del genere? Guardate che meraviglia. Ma sei stato bravo, Io sono complimenti. sempre bravo, anche se mi Complimenti. fanno le critiche. Io la faccio così. Queste non sono ricette Certo. originalissime, sono le mie Ed è ricette. conto, certo. Poi le No, potete faccio fare vedere come l'impiantamento volete. com'è, come viene, che meraviglia, ragazzi. Guardate, ora vi dico, non è troppo Non è asciutto. asciutta per nulla, ma ognuno la può, si può fare anche più, come si dice, più brodosa, più morbida. Ok, ragazzi, spero che la mia ricetta vi sia piaciuta. Provatela alla prossima. Buona cena. O pranzo.